Perché il Ministero ha deciso di promuovere un hackathon internazionale su queste tematiche? Sì, un hackathon internazionale che supera i confini nazionali, arriva in Francia e lo fa non per la prima volta e lo fa cercando di allineare la propria asticella a delle grandi sfide, delle sfide di interesse europeo, ma sfide di interesse globale. Lo fa vicino ad un'istituzione un po' presente qui a Strasburgo, il Consiglio d'Europa, che incarna quest'idea generale di multilateralismo, non solo a livello strettamente europeo, ma con tante connessioni mondiali. E questo è quello che ci ha spinto ad essere qua a Strasburgo e a proporre tre sfide, una legata al terrorismo e quindi a quelle contromisure necessarie per attenuare e prevenire questo rischio, come sappiamo molto presente in questo continente, la gender balance e quindi l'uguaglianza di genere e tutte le esternalità negative che esso porta nella società e infine il tema più generale delle migrazioni. Quindi migrazioni, terrorismo, gender equality, queste tre tematiche che uniranno 80 ragazzi italiani e francesi in un liceo nel cuore di Strasburgo. E forse è la forza di questa connessione tra ragazzi di esperienze, città e indirizzi differenti, il vero ingrediente che fa fare a questo hackathon un vero salto di qualità. Ragazzi provenienti da realtà differenti davanti a queste tre sfide, in un contesto tutto internazionale e unite dal linguaggio dell'hackathon, e quindi quello della connessione, quello dell'ingaggio, quello di una domanda, come il digitale e le nuove tecnologie possono aiutarci, possono aiutare soprattutto i più giovani ad indirizzare, ad approcciarsi a queste sfide. Quello che faremo senza sosta in questi 3 giorni per poi chiudere da dove ho cominciato, da dove abbiamo cominciato, cioè il Consiglio d'Europa, per dare un segnale forte di come alcune domande utili, ad alcune domande utili possiamo trovare delle risposte altrettanto utili a partire da una prospettiva che è quella dei più giovani.